Questa è una storia di molto tempo fa. La storia è semplice. Io amo mio cugino Daniele e sono suo uomo. Un problema come questo si può affrontare in tanti modi, secondo i tempi, l'educazione, la religione, secondo quello che comanda il cuore o la ragione. A volte sono gli avvenimenti stessi che decidono e il problema è risolto dal caso. Non vedevo Daniele da 6 anni. Mia madre dava un ricevimento per festeggiare il suo ritorno. Le voci degli ospiti ed il suono di un pianoforte salivano fino a me. Quinia, torna da Quinia, se può sapere chi resta a pranzo. Ah, Benedetto, come vuoi saperlo lei, se non so neanche io. Se continuerà a piovere, si fermeranno tutti come al solito. No, no. Vuoi, cara? No, sa, se per stabilire l'ordine dei posti bisogna conciliare la politica con la diplomazia, il clero e la cavalleria, e se 2 reverendi e 7 signori... Faccia lei, Grigioli, perché io in questa confusione non capisco più niente. E poi l'onorevole, dove metto l'onorevole? Che mio nipote. Se sa. Anzitutto non lo chiami onorevole perché non lo è ancora. E se lui lo sa, si arrabbia, sa che tipo è, vero? Va bene, ma dove lo mettevo? Vede, questa è la tavola. Dove metto il signor Daniele Cortis? Questo lo chieda lui perché non voglio guai. Ma se non che sei, come fa? E allora aspetti che arrivi. Allora mi non posso far niente, tutto dipende da lui. Senta, Grigioli, guardi, è arrivata mia figlia da Roma e non ho ancora potuto parlarle. Mentre scendevo nel salone il mio cuore batteva forte. Cercai con gli occhi Daniele tra gli invitati. Oh, Elena, ti sei riposata? Un poco, mamma. 15 ore di treno, poi fin qui in carro. Non ne potevo proprio più. Chi cerca, tuo marito? Oh, sì. Eccolo là, sempre prima linea lui. Neanche sulla poltrona seduta. Appena siete arrivati, si è messo il biliardo e ancora dura. Eccolo là. Guarda. Non gli va. Si intenderà con zio Lao. Sì, sì, lo zio Lao, lo sai che tipo è. Poi, come al solito, se la prende con me. Come? Non c'è ancora. Chi? Daniele. Ma che, lo aspettano tutti. Era lui che cercavi, eh? No, ma credevo... Sei emozionata? Sì, un poco. È naturale. 6 anni che non vi vedete. Sposata e lui in giro per il mondo. Pare che sia diventato un uomo molto importante, vero? Ma chi te l'ha detto? Per carità, è sempre lo stesso. Ha messo su barba, ecco tutto. La barba? Sì, è sempre lo stesso matto. E riempie la casa di elettori e lui non si fa vedere. Dici che verrà? Ah, vorrei vedere che non venisse. Dov'è adesso? Ma chi lo sa, è sempre in giro per le elezioni, fa per i paesi, per le campagne, anche negli scorsi. È diventato prepotente e autoritario. La scusa, donna Tarquinia. Daniele, vienlo o non vienlo? Ma certo che deve venire, me l'ha promesso. Ah, ma scusi, contessa, questi signori aspettano. Devono parlare con lui. Molinoni, sa, contessa Molinoni? Ma chi è questo Molinoni? Molinoni è l'avversario di Cortis alle elezioni. È un uomo da non prendere alla leggera. Molinoni ha un programma e noi non l'abbiamo. Dobbiamo concretare. E hanno ragione. Questi signori vogliono un programma e hanno ragione. E lei, scusi, senatore, ce l'ha il programma? Io no, non sono mica candidato al Parlamento. Quando mai un candidato al Parlamento non ha un programma? Sarebbe come un palazzo senza la facciata. Molto meglio però mi sembra di tante facciate senza casa o tanti programmi senza un uomo dentro. Brava, bella battuta. Sì. Mia moglie parla poco, ma quando parla, eh? Senatore. Vengo. Ma che stecche avete, suocera mia? Non ci taglio, non si può nemmeno giocare. Ma che volete che ci faccia, genero mio benedetto? Più che scrivere e riscrivere a Parigi che me le mandino, non posso fare. Saranno le poste che non funzionano. Un'altra partita? E facciamola, ma gioco da bambini. Se si potesse giocare alla pool. Siete mai stati a Genova? Là tutti giocano alla pool. Ah, sì? Si punta grosso. Ah, io non gioco mai a denari. Io invece soltanto con quelli. Se non c'è l'interesse, è inutile. De gusti, caro Clerizzi. Non è stifuta. Ma scusi, donna Tarquinia, la crede che il conte Lao venga a zoppare il pranzo? Vada su, glielo chiedo. Non con l'aria che si arrabbia, se salta sempre così nervoso. Lasci stare, vado io. Grazie, baronessa. Sa, se per l'ordine dei posti non posso metterlo vicino a un reverendo, e se tu i reverendi due, e poi se corti. Lascia stare, Grigioli, non sta a fare il paiasso. No, sta paiasso a me. Ma se per l'etichetta, sa. Vieni, avanti. Volevo molto bene a mio zio Lao. Sono io, zio Lao, posso entrare? Ma sì, entra e chiudi la porta, che viene un'aria d'inferno. Benché stanissimo, gli era convinto di avere una salute delicata. E ne approfitto. Avrò l'aria di un morto. Al contrario, zio, stavo pensando che sei bellissimo. Dopotutto, se non fossi malato... Se non credessi d'essere malato... Ah, credo, già, la faccio per divertirmi questa vita, vero? Per carità, non mi far arrabbiare anche te. Avanti, siediti.
facciamo una partita, detto. Te ne ricordi ancora? Sì, sì che lo ricordo. Ma quando ti sei sposata e sei andata via, non hai più trovato un cane per giocare. A proposito, verrei giù a pranzo? Io? Fossi matto, non posso mangiare niente, sono a dieta. E poi, anche se avessi appetito, con quella gente giù mi passerebbe. Senti, senti, senti. Tintum, tum, tintum, dai, dai, tutto il pomeriggio a giocare a biliardo. Tuo marito, Sì, zio, gioco con Clenetti. Cosa vuoi, non ha altra distrazione? Poverino, non ha distrazione lui. Lo so io, lui piacerebbe a lui. Ma perché ce l'hai tanto con lui? Tu non giochi a carte? Cosa c'entra? Questa è un'altra cosa. Tuo marito è una gran canaglia. Senti, zio, ne abbiamo già parlato altre volte. Continui così, io me ne vado. Lo sai, zio, se l'ho sposato vuol dire che... L'hai sposato perché te l'hanno imposto. Questo non... Tua madre è stata... Questo non è vero. Nessuno mi ha forzato. Avevo 19 anni. Tierce majeur. Non tocca a te. Se c'ero io, ti giuro che quel sì non lo dicevi. Adesso ne vediamo le conseguenze. Punto 5. Buono. Gli hai chiesto denaro? Ma che denaro? Cosa vuoi che mi importi del denaro? Ma tu lo sai a che cosa gli serve a lui il denaro, no? Non ti fa niente a te che tuo marito, dopo essersi giocata la roba sua e la tua, adesso voglia giocarsi anche la nostra? Che venga qui a fare il prepotente, a pretendere quello che non gli spetta? A dire sei tu che spendi e spandi? Può essere vero. E non basta. Adesso, se non gli diamo questo denaro, minaccia di confinarti per sempre in Sicilia, hai capito? A Cefalù, come se tu avessi commesso qualche delitto. L'ho detto a te. A me stava fresco, lo scaraventavo fuori dalla finestra, lui e i suoi denari. A tua madre l'ha detto, ma come non lo sapevi? No, sapevo che voleva denari. Prima di venir qui mi aveva pregato di chiederli a voi, ma io naturalmente ho rifiutato. E figurarsi la scena che t'avrà fatto. Mio marito non mi fa mai scena. Uè, 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 cosa diavolo fai? Ma chiudi, chiudi quella finestra! Mi vuoi far prendere un accidente? Oh, finalmente. Finalmente. Ah, hai giurato di farmi morire. Scusami, zio Lao. C'era uno che veniva sotto la pioggia, allora... Chi era? Daniele? Daniele. Oh, no, non lo credo. Ma sì, era Daniele. Chi vuoi che sia? Un matto che va sotto l'acqua. Beh, cosa fai? Non gli vai incontro? Ah,